Ufficializzate le liste, giornata fitta di impegni per i candidati alla poltrona di sindaco di Napoli. 10 le liste preparate dal PDL per sostenere Gianni Lettieri, questa mattina impegnato in un tour nei mercatini rionali nella zona di Piazza Nazionale. Un tuffo nel passato per Lettieri, che ha incontrato vecchi amici d'infanzia nel quartiere dove è nato e vissuto. Bisogna lavorare per loro, fare molto per i ragazzi, fare quello che non è stato fatto fino ad oggi per queste zone, dargli un po' di vivibilità, farli rendere la vita meno faticosa. Anche Mario Morcone, candidato del Partito Democratico, ha deciso di dare un tono molto popolare alla sua campagna elettorale, fatta di passeggiate in strada e confronti diretti con i cittadini. Ieri invece si è recato ad Energimed, il salone dell'energia alternativa. Questa mattina invece un tour in metropolitana e un incontro organizzato dalla Fondazione Valencia al Maschio Angioino. Occasione importante nella quale voglio dire dare un senso anche alla nostra corsa a sindaco attraverso l'esperienza di un grande, quale è stato Valenzi, molto amato alla città e che amava profondamente la città, e quindi un codice etico che in realtà è storia di Napoli e che ispira e ispirerà certamente le elezioni amministrative di quest'anno. Oltre a Morcone, all'invito della Fondazione Valenzi per la presentazione del decalogo dei candidati hanno risposto anche Lettieri, il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico e il candidato del Terzo Polo Raimondo Pasquino, che abbiamo ascoltato. Napoli ha bisogno di sentirsi come cittadini partecipi di questa città. L'appartenenza a questa città deve essere un valore che nel tempo molti hanno perso per colpa di chi ha amministrato questa città. Ha invece voluto rispolverare il comizio di piazza Luigi De Magistris, che ha spiegato i punti fondamentali del suo programma questa mattina su un palco di Piazza del Gesù al fianco del leader nazionale d'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. L'ex PM traccia un bilancio delle prime settimane di campagna elettorale. Noi siamo contro il candidato di Nicola Cosentino Lettieri, ma anche contro il candidato di Bassolino che è Morcone. Vogliamo il cambiamento, quindi sarà una campagna elettorale molto dura, molto radicale, ma per parlare ai cittadini napoletani, per far riscoprire loro la voglia di lottare e di essere protagonisti. Adesso c'è un'occasione per voltare pagina. Come ho ricordato oggi qui a Piazza del Gesù, come disse Václav Havel in Cecoslovacchia, io voglio essere il potere dei senza potere.